Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura i numeri dell'emergenza coronavirus nella nostra regione che continuano a peggiorare. Sono 509 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Si tratta, dopo quello di giovedì, del dato più alto dalla fine di novembre ad oggi. A Pescara da lunedì e fino al 16 febbraio scuole chiuse di ogni ordine e grado, così come a San Giovanni Teatino, che è una delle tre zone rosse varate nella giornata di ieri. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Continuano ad aumentare i ricoveri in area medica e terapia intensiva in Abruzzo, chiaro sintomo dell'ingresso nel piano della terza ondata Covid-19. Sebbene la situazione resti ancora sotto controllo, la pressione sulla rete ospedaliera continua ad aumentare. Nella settimana in cui è andato in crisi il Covid Hospital di Pescara, che ha dovuto dirottare diversi pazienti verso l'Aquila. Proprio l'area metropolitana resta osservata speciale, mentre c'è preoccupazione per i 500 nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore attraverso oltre 8.000 tamponi tra molecolari e antigenici. Le province di Pescara e Chieti sono le più colpite, 4 i decessi recenti, con il totale di morti con Covid da inizio emergenza che sale a 1502. Per ora restano 3 le zone rosse, da oggi operative a Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino, ma sotto osservazione ci sono anche altre città. Il tasso di positività complessivo supera il 6% e tornano ad aumentare gli attualmente positivi, nonostante proseguano le dichiarazioni di guarigione. Dopo la decisione da parte del presidente della regione di chiudere le scuole superiori, che da lunedì tornano in didattica a distanza al 100%, a Pescara il sindaco ha deciso di sospendere le attività didattiche delle scuole ogni ordine per i prossimi 10 giorni, fino al 16 febbraio. C'è un aumento esponenziale dei contagi nella fascia di età che va dai 3 ai 12 anni, la percentuale è aumentata in pochissimi giorni dal 4% al 14%. C'è purtroppo la negatività di un processo naturale che parte dai ragazzi delle scuole e si estende ai genitori e ai nonni, e quindi la ASL ha consigliato, ha raccomandato provvedimenti drastici e urgenti per bloccare questa catena che si sta espandendo a seguito della variante inglese del contagio. Abbiamo stabilito controlli più stringenti in città proprio per evitare assembramenti e per evitare che ci possano essere formule che possano aumentare il contagio. Non dobbiamo abbassare la guardia, io lo continuo a dire, zona gialla non vuol dire tana liberi tutti, vuol dire fare con prudenza le cose che si possono fare. Adesso la cronaca con un uomo di Pennadomo morto oggi pomeriggio a seguito di un incidente in cui è rimasto coinvolto sulla Fondovalle Sangro nel territorio di Archi. La Fiat 500 condotta dal pensionato che viaggiava in direzione Mare Monti in tratto di strada rettilineo è stata tamponata frontalmente da una Volkswagen Golf proveniente dal senso opposto di marcia condotta da un 22enne operaio residente a Guardia Grele che è rimasto illeso, così si legge nella nota della Compagnia Carabinieri di Atessa. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra auto, un Audi A4 condotta da un 62enne di Lanciano, trasportato dal 118 all'ospedale della città frentana. Le sue condizioni però non destano preoccupazione. La strada statale è rimasta chiusa nel tratto compreso tra gli svincoli di Rocca Scalegna e Piane d'Archi Casoli fino alle 15:30 per i soccorsi. I rilievi dell'incidente e la rimozione dei veicoli. Il conducente della Volkswagen Golf è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici all'ospedale di Lanciano e si attende chiaramente l'esito degli esami. La dinamica del sinistro è in via di ricostruzione dopo i rilievi dei carabinieri delle stazioni di Archi e Atessa intervenuti unitamente ai soccorritori del 118. Adesso la politica. Il senatore D'Alfonso ha stilato un disegno di legge volto a inserire l'obbligo di videoregistrare gli interrogatori della polizia giudiziaria. Sentiamo Giuseppe Dintino. Ma non è meglio che per esempio la tecnologia faciliti la genuinità, si parla di genuinità
nella raccolta degli elementi di prova. Un disegno di legge a firma del senatore Luciano D'Alfonso che modificherebbe gli articoli 134, 139 e 141 bis del codice di procedura penale. L'idea dell'ex presidente della regione Abruzzo è quella di videoregistrare per legge ogni interrogatorio effettuato dalla polizia giudiziaria, in modo che ciò che non sia immortalato in video non possa essere utilizzato come prova in sede di tribunale. Obiettivo quello di limitare i comportamenti scorretti degli investigatori che tramite domande capziose, intimidazioni e vessazioni possono facilmente assumere ciò che più conviene alle indagini, anche curvando il racconto dell'interrogato. Le indagini preliminari nella parte del procedimento hanno anche fatto sanguinare per il dolore psicologico e emotivo molti cittadini estranei e la videoregistrazione è garanzia di memoria remota dell'intero per tutti, cioè per chi fa l'indagine, per colui il quale è indagato, per la persona informata sui fatti e anche per il giudice che è terzo e ha bisogno di avere la visione dell'insieme, ma anche per l'avvocato della difesa. E le domande insidiose, quelle che mettono all'angolo, quelle che fanno safari, quelle che trattano la persona umana come zolla di carne e non titolare di dignità, quelle domande lì non saranno più possibili. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Non di organizzare dispettosità, ma di riempire un vuoto nell'ordinamento, perché non è giusto che tutti soffrano. Il disegno di legge è già al vaglio della Commissione Giustizia. Il senatore ha preso spunto per la proposta dai numerosi processi in cui è rimasto invischiato, su cui sta allestendo anche uno spettacolo teatrale. Io conosco la materia del diritto penale per essere stato un utente riuscito, la metto così per sorridere. E ho conosciuto anche molti di questa filiera di accertamento che sono state le persone assunte a sommare informazioni. Ancora politica, Rifondazione Comunista è fra le poche voci dissonanti rispetto al nascente governo Draghi. Il segretario nazionale Maurizio Acerbo ha spiegato a Pescara il perché di questa sua contrarietà del partito di cui è segretario. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Acerbo, voi non vi unite al coro, così è scritto su un vostro comunicato, al coro di chi ha speso in questi giorni parole importanti nei confronti del nascente governo Draghi, perché? Noi non cambiamo idea, non è che siamo come Bagnai e Salvini o come il Movimento 5 Stelle che facevano una demagogia no euro e adesso si inchinano a Mario Draghi. Noi che siamo europeisti e di sinistra però abbiamo un giudizio negativo su Mario Draghi e riteniamo che sia gravissimo questo coro di urrà a questo personaggio. Mario Draghi è colui che ha gestito 10 anni di privatizzazioni in Italia, cioè la svendita del patrimonio pubblico, dell'industria pubblica. Quando pensiamo all'Ilva ricordiamoci che la siderurgia è stata svenduta per 4 lire a privati che poi non hanno investito un euro per la messa in sicurezza ambientale, per la riconversione ambientale. Quali sono i meriti di Draghi? Quello di aver sostenuto che l'Europa non si può permettere il suo stato sociale che va smantellato, quello di aver fatto le lettere con cui si chiedeva all'Italia di abolire l'articolo 18, di privatizzare tutto perché non si era ancora privatizzato abbastanza. Qual è il merito di Draghi per cui tutti lo osannano? Di aver usato la banca centrale per ricattare i popoli, bloccando la liquidità della Grecia in modo che fosse costretta a accettare il memorandum. Qual è il merito di Draghi? Aver scritto la lettera con cui ci dicevano che bisognava tagliare la sanità? O quelle in cui ci dicevano che bisognava fare la riforma Fornero? È ovvio.
dubbio che i rappresentanti del grande capitale che controlla la stampa, le televisioni e un Parlamento che dove da anni non c'è più la vera sinistra stiano tutti ad applaudire Draghi. Ma io invito lavoratrici e lavoratori invece a prepararsi e a stare con gli occhi aperti, e non dico solo lavoratori dipendenti, dico anche lavoratori autonomi, perché quando Draghi dice che ci sono delle imprese zombie che non ha senso continuare a sussidiare, guardate che parla di voi, non parla mica dei Benetton, non parla mica di Berlusconi, non parla mica degli agnelli al canne. E quindi noi diciamo Draghi no grazie, sarebbe una sciagura per la nostra democrazia che un uomo di Goldman Sachs divenga Presidente del Consiglio e poi Presidente della Repubblica. Il capogruppo dell'UDC al Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, lancia l'allarme sul problema sfratti con molte persone. Dice che rischiano di restare senza abitazione. Questa mattina in conferenza stampa ha sollevato una problematica che riguarda gli sfratti che si stanno eseguendo in città nelle ultime settimane con delle persone, delle famiglie che rischiano di rimanere senza casa, di andare per strada. Voi sapete che da sempre, sottoscritto unitamente al collega Bernardino Fiorilli, ci occupiamo di sociale a 360 gradi e abbiamo, come dire, convocato una conferenza stampa appunto per sottolineare un momento storico che si sta verificando, cioè che noi stiamo ricevendo come amministratore comunali decine e decine di persone al giorno che ci portano gli atti giudiziari di sfratto. Chiaro, gli sfratti sono bloccati ma le procedure amministrative vanno avanti, per cui quando ci sarà lo sblocco ovviamente degli affitti, queste persone rimarranno a piedi con una previsione negativa, perché ovviamente i proprietari in maniera legittima vogliono essere pagati da persone che però sono in cassa integrazione e che non ricevono ovviamente la cassa integrazione dallo Stato, per cui un problema che io temo molto di carattere sociale è che l'amministrazione comunale si deve far garante nei confronti di queste persone, soprattutto coinvolgendo la Regione Abruzzo che è l'ente superiore, perché per dare un contributo, qualcosa che possa farle ripartire, anche che c'è anche il problema che queste persone ovviamente rimangono per strada, vanno alla ricerca di altri appartamenti, ma senza le credenziali, cioè la famosa busta paga, giustamente i proprietari non si fidano ad affittare gli appartamenti. Le case popolari languono, la graduatoria è in difficoltà, che stanno esaminando i ricorsi che sono decine e decine sulla graduatoria, quindi la situazione è per il momento congelata ma tendente all'esplosione. Oggi è importante fare un monito, perché se è vero che c'è una proroga, quindi una sospensione degli sfratti, dell'esecutività degli sfratti di fatto al 30 giugno, il problema esploderà immediatamente il giorno dopo, e quindi è giusto pensarci da oggi, non ricordarci all'ultimo momento. È un po' come è avvenuto per il blocco dei licenziamenti, si sospende il problema ma non si risolve. Questo significa che oggi ci dobbiamo preoccupare come amministrazione comunale, perché chiaramente le competenze sono di tipo governativo in larga parte, però è vero che poi il cittadino viene in comune a protestare e a chiedere il primo aiuto. Allora come amministrazione comunale dobbiamo fare tutto il possibile, ma soprattutto sollevare il problema, perché altrimenti ci ritroveremo che a giugno, a fine giugno, questo problema esploderà improvvisamente e non sapremo come farvi fronte. Oggi è importante pensarci per tempo e sicuramente vanno cercate soluzioni tampone che possano quantomeno soddisfare gli inquilini ma anche i proprietari di casa, che legittimamente hanno diritto all'affitto, ma è questo circolo vizioso che purtroppo ha creato il Covid nell'economia, rischia di fare tutti scontenti creando grossissimi problemi di carattere sociale. L'ANPI provinciale e comunale di Pescara ha promosso una proposta, cioè intitolare il giardino centrale sito davanti all'URP all'angolo fra Piazza Italia e Piazza Duca d'Aosta alle 240 donne abruzzesi che persero la vita per futili motivi senza poter continuare la loro esistenza durante il secondo conflitto mondiale. Vediamo. Noi chiediamo l'intitolazione dei giardinetti, ma non questi dove siamo in questo momento, che sono intitolati a Norma Cossetto, ma come abbiamo anche indicato al sindaco e alla commissione toponomastica comunale, i giardinetti davanti all'URP. Questo per dire che noi non siamo o Norma Cossetto o le 240 vittime di guerra abruzzesi, noi siamo per Norma Cossetto e
le 240 vittime abruzzesi, che fa tanta differenza. Questa è una proposta che noi stiamo cercando di fare, è un discorso che stiamo portando avanti già da un paio di anni, da quando abbiamo fatto uscire questo piccolo libricino che riguarda tutte le vittime della guerra nella provincia di Pescara, vittime inermi, cioè civili senza armi. Queste sono le vere vittime della guerra, noi crediamo, e credo che vada rispettata la loro memoria nel miglior modo possibile. Abbiamo presentato la richiesta, indirizzandola ovviamente al sindaco che guida la giunta, e alla commissione toponomastica comunale, chiaramente poi indicando anche, come prevede il regolamento comunale, le fonti storiche da cui abbiamo preso e estrapolato tutti quanti questi dati, che sono imponenti. Quante sono queste donne? Sono 240, vanno da un anno a 82-83, quindi sono tutte quante donne non politicizzate ovviamente, sono le nostre nonne sostanzialmente, sono morte fondamentalmente perché o hanno prestato aiuto a chi ne aveva bisogno, senza nessuna ragione recondita, oppure si sono trovate al posto sbagliato al momento sbagliato, o molto più spesso perché hanno cercato di difendere le loro cose, la loro terra, la loro casa, i loro beni. Molte sono morte perché si sono opposte a far prendere le galline durante un periodo in cui da mangiare non ce n'era. E adesso ci spostiamo a Teramo dopo le lamentele dei residenti del centro storico e di Frondarola. Il comune e la Team hanno deciso di apportare delle modifiche al sistema di raccolta dei rifiuti a domicilio con l'installazione ad esempio di punti di raccolta. L'assessore Maranella infine ha ricordato che dopo la fine della sperimentazione partirà la tariffazione puntuale nel corso del 2022. Ma i numeri della raccolta indifferenziata abbiamo cercato anche di darli soprattutto per quello che riguardava le ecoisole nelle frazioni, parliamo di circa 8.000 utenze, ci permettono di avere una raccolta complessiva che si attesta intorno all'85%, quindi di raccolta indifferenziata siamo intorno al 14-15%. Tutto il resto è ben differenziato. Sul territorio teramano diciamo del centro storico e dei quartieri della città, quindi stiamo comunque avendo un grande successo, riscontrando una grande propositività da parte dei cittadini. Ci sono soprattutto nelle situazioni dei condomini particolarmente grandi, densamente abitati, ancora delle incongruità di conferimento. Probabilmente le persone non hanno ben chiaro che cosa va inserito all'interno, e per questo con la Team ci stiamo attivando per predisporre dei banchetti il sabato al mercato di Teramo e il martedì al mercato di San Nicolò, che sono diciamo i più importanti in termini di transito, per dare una comunicazione massiva e soprattutto per provare a dare ai cittadini anche le buste per poter conferire. Tutte le situazioni particolari vengono comunque riscontrate al numero verde, e se c'è una soluzione possibile ci attiviamo immediatamente. Nel 2022 dovremmo essere a regime con la tariffa puntuale, per cui chiusa la fase di sperimentazione nelle frazioni partiremo anche su tutta la resta della città. E siamo arrivati allo sport, partiamo dalla Serie B, crollo verticale del Pescara che nonostante i nuovi innesti arrivati dal mercato di riparazione lascia 3 punti pesanti all'Adriatico contro la Reginea in uno scontro diretto per la salvezza. Si complica e non poco la strada del Delfino per cercare di tenere la categoria, ed è anche in bilico la panchina del tecnico Breda. Vediamo il servizio. Il Pescara crolla anche al cospetto della Regina, perde per 2-0, resta ultimo e vede sempre più le streghe della retrocessione. Difficile fare professione di ottimismo con prestazioni di questa pochezza. Una squadra esangue che, nonostante gli ultimi arrivi, sembra quasi rassegnata al suo destino. Nel Delfino, che si schiera con il modulo ad albero di Natale, Breda manda in campo i nuovi Dessena e Tabanelli. In difesa al posto dell'infortunato Sorensen c'è Gutt, fuori Valdifiori. In tribuna Giannetti, calabresi di Marco
Marco Baroni rispondono con il 4-2-3-1, dirige l'esperto Maresca di Napoli in un pomeriggio soleggiato e mite. Avvio di partita con una Regina frizzante al sesto minuto, cross teso in aria di Edera con Folo Runcio che non arriva all'appuntamento con il pallone. Biancazzurri appannati con De Sena e Maestro già ammoniti dopo 10 minuti. Al 13° si vedono i biancazzurri con un tiro centrale di Tabanelli, attacca la formazione ospite con il Delfino che con il trascorrere dei minuti non riesce a scuotersi dal suo iniziale torpore. Gara brutta con i due portieri mai impegnati. Al 27° Regina pericolosa con Gut che mura la conclusione ravvicinata di Menez. Male il Pescara che continua a subire la pressione ospite in una partita quasi da dentro o fuori. Biancazzurri anche spuntati con Odegaard isolato in avanti. Al 44° si vede ancora la formazione calabrese con Edera che chiama alla parata centrale Fiorillo. Breda cerca di scuotere la sua squadra ma si arriva sul finire di primo tempo con il Pescara non pervenuto in una prima parte di gara con 0 gol e 0 emozioni. In avvio di ripresa fra gli abruzzesi c'è Seterra al posto di Maestro con il colombiano che al quarto serve ai 20 metri De Sena che calcia di poco al lato. Delfino un po' più determinato ma comunque confusionario e senza una vera idea di gioco. La squadra abruzzese spinge soprattutto sul settore di destra con Breda che al 17° manda in campo Valdifiori e Macin per Rigoni e De Sena. Fra gli ospiti entrano sul terreno di gioco Bianchi e Denis che qualche secondo dopo si divora il gol del vantaggio a 2 passi da Vincenzo Fiorillo. Resta così lo 0-0 a metà ripresa. Il tecnico del Pescara Roberto Breda cambia tutto quello che può ma al 29° Denis al secondo tentativo a 2 passi dal portiere di casa non sbaglia regalando il vantaggio alla sua squadra. Regina 1 Pescara 0 con il Delfino che vede le stereghe della Serie C. Breda alla mezz'ora manda in campo anche Masciangelo per Nzita con i calabresi che però al 34° trovano il raddoppio con Montalto che fa calare i titoli di coda in anticipo sulla gara con Fiorillo e compagni incapaci della seppur minima reazione e con il salvataggio al 93° di Bellanova quasi sulla linea di porta su conclusione di Liotti e poi il triplice fischio finale di Maresca a decretare la fine di un altro pomeriggio da dimenticare e con all'orizzonte la gara in casa della capolista Empoli nel turno infrasettimanale ma anche qualche possibile se non probabile colpo di scena. E adesso la Serie C, domani sarà la volta del Teramo che affronta il Bonolis, il Monopoli dopo il pari senza reti di martedì a Foggia, senza Mungo e Vitturini ma con il ritorno di Diakité tra i disponibili. L'allenatore biancorosso Paci annuncia un paio di cambi rispetto all'11 iniziale dello Zaccheria. Vediamo. Diakité è rientrato in gruppo, quindi a disposizione. Vitturini viene in panchina però non stava ancora al 100%, non ha recuperato al 100% dalla partita di Foggia e quindi sarà disponibile ma non per, per i 90 minuti. E poi Kerry Mateng non sarà della partita perché ancora non è convocabile. E poi per il resto, a parte Valentini e Minelli, siamo tutti a disposizione. E l'Asic che ha ancora problemi col fissore. Ah, scusate, Birligea, la settimana prossima sarà a disposizione. Oggi si è allenato, non con la squadra, però dalla settimana prossima è a disposizione della squadra. Qualche cambio, sì, un paio di cambi li faremo in formazione. Poi da qui alla fine cercherò di alternare, di trovare soluzioni nuove per mantenere tutti fino alla fine sul pezzo, sulla concentrazione alta. Per domani ci saranno un paio di cambi. E il Monopoli l'abbiamo preparata, è una partita comunque non semplice perché loro come strategia, come baricentro aspetteranno bassi, credo. Stanno facendo quel tipo di partita ultimamente e quindi è sempre difficile incontrare una squadra 3-5-2 che aspetta bassa. Dovremmo essere bravi a muovere palla velocemente e cercare soluzioni. Hanno cambiato molti interpreti rispetto a un po' di tempo fa. Non so se è un vantaggio o uno svantaggio, questo non lo so. Ma noi abbiamo preparato la partita tatticamente, a prescindere dagli interpreti. È una partita, ha le sue insidie, ha le sue difficoltà, però è per noi una partita importante. Non so come finirà il risultato, però abbiamo grande voglia di vincere la partita e faremo del tutto per portare a casa i 3 punti che per noi sarebbero
molto importanti, anche se, ripeto, non abbiamo la certezza e il controllo sul risultato, ma sull'impegno e sulla voglia di vincere, quello sì. Alla luce di quello che è successo, anche se per poco tempo, dopo la sua partenza, un po' temi Bonino? Ma forse un po' sì, perché l'ex è sempre comunque con il dente avvelenato e vuole dimostrare che non era che qualcosa nella decisione è stata sbagliata, e quindi un po' sì, però questo fa parte del calcio. Noi abbiamo lui, Cristian non era contento di star qua e far la panchina, e quindi insieme alla società abbiamo deciso che giocatori scontenti non ne vogliamo. Noi vogliamo giocatori che vogliono bene al Teramo e che credono in questa squadra e che credono in questa stagione. Per quello abbiamo fatto quella scelta. Cristian è un giocatore che ha, secondo me, un grande potenziale. Noi dovremo stare molto attenti domani. È un giocatore che potenzialmente può far gol, ma lo sapevamo questo. È stata fatta una scelta proprio perché era scontento, non era al 100% qua con noi. Per quello abbiamo fatto quella scelta, non è stata una scelta tecnica, e abbiamo deciso di puntare su chi crede fortemente nel Teramo Calcio. Faremo del tutto per non fargli far gol, sicuro. Se dovesse far gol e noi vinceremo la partita, va bene lo stesso. In Serie D torna in campo subito il girone F con lo scontro tutto abruzzese fra Giulianova e Notaresco, trasferta insidiosa per il Castelnuovo a Rieti, meno complicata almeno sulla carta quella della Vastese. Il Pineto ha visto rinviato il suo match col Matese dopo la settimana in cui c'è stato il cambio in panchina. Jacopo Forcella. Dopo l'infrasettimanale di mercoledì, di nuovo in campo il girone F di Serie D per la giornata numero 16, la penultima di un'andata che ha ancora molti match da recuperare. Nel frattempo il Campobasso vuole provare a prendere il largo e proverà a farlo a Fiuggi, con le due abruzzesi più vicine chiamate a rispondere ai molisani. Per farlo il Castelnuovo è chiamato ad un blitz complicato sul campo dei Rieti, che però non avrà più Giordano Fioretti, passato alla corte del Pineto. I reatini, dopo la scoppola di mercoledì proprio contro il Campobasso e dopo aver perso una delle bocche da fuoco, sono avversario comunque ostico per l'11 di Guido Di Fabio, che però ritrova le pedine che per motivazioni differenti gli sono mancate mercoledì nel deludente pareggio interno contro il Porto Sant'Elpidio. L'altra inseguitrice, probabilmente la più diretta, il Notaresco, avrà lo scontro tutto abruzzese al Rubens Fadini contro il Giulianova, che tra le mura amiche ha finora raccolto la miseria di un punto ed è ancora fermo a quota 6. Ma la formazione di Leonardo Bitetto, visto il rinvio del match col Matese di mercoledì, ha avuto la possibilità di preparare con tutta calma questa sfida. Dall'altra parte, rosso-blu rinvigoriti dal successo interno contro la Recanatese, che adesso permette alla squadra di Massimo Epifani, a parità di partite, di sapere che sono 5 le lunghezze da recuperare per agganciare la vetta. Trasferta sulla carta morbida per una Vastese reduce da 7 punti nelle ultime 3 uscite e che va a Porto Sant'Elpidio per allungare una striscia positiva a cui però D'Addario non guarda per il momento. Non sarà semplice, abbiamo tutto da rimetterci, perché tutti quanti pensano che il Porto Sant'Elpidio sia una squadra ormai dismessa. Non è così. Come abbiamo ricaricato le pile in un giorno e mezzo da Roma, pur avendo fatto una buona partita, dobbiamo ricaricare le pile in 4 giorni, quindi abbiamo un giorno in più e questo può servire per essere mentalizzati a quella partita come la partita della vita. Situazione a parte per il Pineto. I biancazzurri non giocheranno il match contro il Matese per casi di positività accertati in casa campana, ma è indubbio che quella del presidente Brocco sia stata la squadra della settimana. Il rovescio di mercoledì a Castelfidardo e l'addio con Amaulo con la promozione di Pomante in prima squadra è contestualmente un mercato che non si ferma. Fioretti, Mbubà e ora scatta la caccia ad un centrocampista come ad esempio Filippo Baldinini del Forlì. Ma ora la cosa più complicata per Marco Pomante sarà
ricostruire la fiducia di un gruppo che tra 8 giorni termina un deludente girone d'andata tra le mura del Campobasso, grande favorita alla vittoria finale. Questi 2-3 giorni li dobbiamo usare più che altro per parlare, per capire i ragazzi come stanno, ma non come stanno, ripeto, fisicamente, come stanno mentalmente, e dobbiamo essere bravi noi, io per primo come mister, a farli accendere quella lampadina che secondo me adesso la maggior parte dei giocatori ce l'hanno spenta. Sono un po'... io ho avuto la fortuna di vederli giocare e mentalmente li vedo un po' spenti. Dopo 16 anni al timone della WISP, il presidente uscente Alberto Carulli lascia la guida del Movimento Abruzzo Molise a Silvio Luciani. Vediamo. Sicuramente è stata un'esperienza bellissima che mi ha insegnato tanti valori. Io ho dato tanto alla WISP, ma anche la WISP ha dato tanto a me. Cambio della guardia alla presidenza della WISP Abruzzo Molise con l'uscente Alberto Carulli, che dopo 16 anni consecutivi cede il testimone a Silvio Luciani. La decisione è stata ratificata dal congresso regionale della WISP che si è svolto questo pomeriggio a Montesilvano in presenza all'interno del Grand Hotel Adriatico, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Il neopresidente Silvio Luciani ha un sogno nel cassetto, quello di realizzare un centro sportivo della WISP. Ringrazio innanzitutto Alberto Carulli, ormai ex presidente, ma è stato difficile seguire le sue orme per la WISP. Farò di tutto per fare quello che lui ha fatto, almeno mantenere la WISP ai livelli di quello che ha fatto Alberto Carulli, e se riesco anche con la sua consulenza a renderla ancora migliore per il futuro. Carulli lascia la presidenza di un movimento che prima della pandemia contava 20.000 tesserati e che in questi anni è cresciuto e si è sempre dato da fare, radicandosi nel tessuto sociale regionale anche al di là della sua mission principale, cioè la promozione dello sport che, come recita il motto, deve essere per tutti. Dopo la pandemia adesso siamo scesi di circa il 40%, ma è un dato di tutto il mondo sportivo, molti anche più di noi, è un dato nazionale, noi ci confermiamo al 40%, perché è già tanto, perché comunque lo sport è fermo da un anno. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, i nostri servizi come sempre sono on demand su le piattaforme YouTube, sul nostro sito tv6.it e sui social. Da parte mia l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento con i nostri programmi.